Quando giochi fondamentalmente ti diverti e quando alleni lavori. Questa è la differenza. Il calcio è cambiato tantissimo, sia sul piano tattico, sul piano tecnico, sul piano gestionale anche delle squadre, anche gli stessi giocatori ovviamente non sono più quelli di 20 anni fa. È cambiato tantissimo, è diventato ancora più show, è diventato ancora più business. Chi ha vissuto quegli anni magari non è felicissimo di questo cambiamento, però è chiaro che il mondo va a 1000 all'ora e anche il calcio si deve adeguare. Ci sono ancora attaccanti proprio bomber di area di rigore, anche lo stesso Higuaín, anche se comunque anche lui è uno a cui piace girare, insomma ci sono Icardi, un giocatore d'area di rigore. È cambiato il calcio, quindi forse si cercano più giocatori a 360 gradi, nel senso bisogna partecipare comunque alla manovra, bisogna sapere anche difendere, non bisogna saper solo attaccare. Belotti che assomiglia un po' a Vieri, un po' a Boninsegna, un po' a me, insomma le caratteristiche sono un pochino quelle, quindi forse lui è quello un pochino che assomiglia un po' al vecchio bomber d'area di rigore, no? Mi piace molto Immobile, mi piace molto Chiesa, sono giocatori secondo me che saranno importanti nelle proprie squadre, soprattutto anche nell'Italia del futuro. Penso che Mancini forse sia stato quello che più ha voluto diventare allenatore della nazionale, quindi il fatto che lui abbia avuto questa voglia secondo me è molto importante perché ci metterà tanta passione, ci metterà tanta voglia di fare risultati. E devo dire che anche dalle convocazioni che sta sperimentando, no? Sta cercando di variare, di guardare anche tanti giovani, è inevitabile che bisogna avere pazienza perché comunque quando esci da un disastro come quello precedente, è inevitabile che ci vogliano dei mesi, se non alcune volte anche degli anni, per ricostruire qualcosa di solido e che abbia un futuro. Però mi sembra che ci siano tanti giocatori che nei prossimi anni potranno essere importanti per la nazionale. Il campionato intanto si deciderà più avanti, si deciderà a marzo, quindi ci sono ancora tante partite. Inciderà tanto la Champions League, soprattutto per le squadre che saranno ancora a marzo dentro la Champions League, e la Juventus sicuramente ci sarà. Bisognerà vedere insomma come reagiranno l'Inter, come reagirà il Napoli a questo vantaggio che ora la Juventus, ma secondo me con il proseguo del campionato, con gli scontri diretti si assottiglierà, quindi come sempre il campionato si deciderà sempre nelle ultime 10 giornate, come è sempre stato. Non credo che la Juve riuscirà a staccare tutte fino alla fine. Le squadre italiane hanno fatto benissimo in Champions League, tutte quante pensavo facessero più fatica perché alcuni gironi erano veramente difficili, come quello del Napoli, lo stesso quello della Roma, eppure c'è stata una rivalsa del calcio italiano, soprattutto a livello europeo, e questo è un aspetto molto positivo, un bene per il calcio italiano, per la nazionale italiana, quindi speriamo insomma, che vadano avanti il più possibile. Mi piace il mondo del calcio ovviamente perché comunque è sempre stata ovviamente la mia vita. Ho fatto l'allenatore, se ci dovesse essere un'occasione vorrei continuare a farlo. Sono in credito con il calcio perché comunque mi ha sempre dato molto di più rispetto anche a quello che magari mi ha tolto degli ultimi anni. Sono aperto proprio mentalmente in generale a tante cose, anche perché faccio anche altre cose rispetto non soltanto calcio nella vita, quindi mi piace mettermi alla prova tantissimo, mi piace sperimentare, eccetera, eccetera. Quindi anche qualcosa che riguarda il calcio, magari anche non da campo, mi piacerebbe, quindi se dovesse succedere qualcosa sicuramente lo prenderò in considerazione. L'importante credo, come in tutte le professioni, è riuscire a fare una cosa che ti piace, che ti diverte, che ti fa alzare al mattino con il sorriso, questa è la cosa più bella.